Malin Maria Åkerman è un'attrice occasionalmente modella e cantante svedese naturalizzata canadese. Åkerman è nata a Stoccolma in Svezia. La sua famiglia si spostò a Toronto, Canada, quando aveva 2 anni. Ha vissuto per un breve periodo a Niagara on the Lake, in Ontario, frequentando la Parliament Rock Primary School e la Niagara District Secondary School. Dal 2001 vive per motivi professionali a Los Angeles. La Åkerman è stata anche cantante del gruppo Rock Ozono, oggi noto come The Petal Stones. In questo ambiente, nel 2003 ha conosciuto il musicista Roberto Zincone, con cui è convolata a nozze il 20 giugno 2007 a Sorrento. Dalla loro unione è nato un figlio, Sebastian, venuto alla luce il 17 aprile 2013. Nel novembre dello stesso anno, la coppia ha annunciato la propria separazione. Nel 2009 la rivista Maxim l'ha votata al quarto posto nella classifica delle donne più sexy del mondo. All'età di 17 anni ha vinto il concorso Ford Supermodel del Canada. Dopo una carriera da modella ha iniziato la carriera di attrice e risiede ora in California. Ha avuto ruoli in diversi film, tra cui The Utopian Society con Samaya Dumit e Austin Nichols, e American Trip. Il primo viaggio non si scorda mai in Rock of Ages. Ha fatto diverse apparizioni come ospite in TV e nel 2005 ha avuto la parte di Juna nella serie della HBO The Comeback. È anche apparsa nel The Showbiz Show with David Spade come corrispondente e nella terza stagione della serie HBO Entourage nel ruolo di Tori. Åkerman è una delle attrici principali nel film dei fratelli Farrelly del 2007 Lo Spaccacuori. Ha interpretato la parte di Lori Juspekvik, la seconda spettro di Seta in Watchmen, e ha preso parte alle commedie romantiche 27 volte in bianco nel ruolo di Tess, e Ricatto d'amore, a fianco di Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Nel 2012 è nel cast del film musical Rock of Ages. Nelle versioni in lingua italiana dei suoi lavori, Malin Åkerman è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.